Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché ci sono altre info da comunicare. La prima è che è una notizia per l'appunto uscita ieri, dove appunto viene annunciata la manutenzione mensile del server per il 5 novembre. Alle 8 a.m. che da noi dovrebbe essere le 4 del mattino del 6 novembre in teoria, quindi praticamente durerà dalle 4 del mattino fino alle 12.59 p.m. Vabbè, durerà un bel po', ora non faccio i calcoli perché sinceramente non neanche mi va di fare i calcoli. Comunque la manutenzione mensile del nostro server sarà praticamente a brevissimo. Ovviamente la manutenzione servirà a rendere il gioco più veloce, a eliminare magari bug, glitch e tutti quei malfunzionamenti che magari ci capitano durante il gameplay, e poi molto probabilmente inizieranno anche a caricare parte dei file che verranno successivamente rilasciati, perché vi ricordo appunto che siamo vicini alla scadenza mensile dove effettivamente Ever Crisis va ad aggiornarsi, e più nello specifico probabilmente inserirà nuove parti di storia, quindi nuove parti dei vari capitoli dei vari Final Fantasy, e chissà, magari anche l'introduzione del nuovo fantomatico personaggio di Yuffie, che era già stato vociferato potesse arrivare verso il periodo di Halloween. Così non è stato, quindi chissà, magari la prossima porzione di storia ci permetterà di incontrare effettivamente Yuffie. Torniamo indietro perché è finalmente attiva la nuova campagna della diciamo dei piani della Torre Cetra, dai piani 51 fino al 70, che sono stati aggiunti all'interno del gioco, che adesso ovviamente andremo a vedere anche insieme per vedere un pochettino che cosa c'è all'interno di questi, diciamo, di questi piani. Verranno ovviamente sbloccati, avremo la possibilità di ottenere Blue Crystals e Character Specific Memories, quindi memorie di personaggi specifici, e poi per avere ovviamente per accedere a questo diciamo per accedere a questa parte ovviamente di gioco bisogna aver completato il capitolo 1 della sezione principale della sezione principale 4, episodio 1 di Final Fantasy VII First Soldier. Andiamo indietro perché hanno rilasciato una campagna per la Conquest Tower of Cetra, dove si potranno ottenere addirittura 50 ticket in totale. Infatti, che cosa dovremo fare all'interno di questa campagna? Dovremo completare delle missioni in particolare per ottenere questi ticket. Verranno aggiunte missioni giornalmente e si potranno ottenere fino a un massimo di 40 draw ticket, quindi avremo la possibilità di avere delle missioni aggiunte da giorno 2 fino a giorno 5, quindi diciamo abbastanza interessante questa cosa. Poi ovviamente avremo anche la campagna di login, dove potremo addirittura ottenere fino a 70 stamina tonic, quindi saranno 10 praticamente al giorno, perché in teoria dovrebbe durare una settimana. E poi ovviamente abbiamo praticamente i ticket. Questi sono ticket che, se non sbaglio, vengono già dati automaticamente a tutti, e poi successivamente gli altri si conquisteranno tramite le varie missioni. Infatti, se noi andiamo a vedere praticamente tramite missione, potete leggere che adesso abbiamo la campagna, quindi bisogna completare un nuovo piano una volta, completare un nuovo piano per una seconda volta, eccetera eccetera, potenziare delle armi, sbloccare il cap delle armi per almeno 3 volte, e poi qui ovviamente abbiamo altre campagne che sono quelle di Shiva in questo caso, e come potete vedere queste sono praticamente le nostre missioni giornaliere. Una volta completate le missioni, che tra l'altro come potete vedere abbiamo 7 giorni rimanenti per queste missioni più quelle che verranno aggiunte ogni volta, avremo la possibilità di ottenere vari ticket. Ma nello specifico voglio andare a vedere questi piani, quindi io sono rimasto un po' indietro perché mi sono concentrato nel fare altri contenuti in realtà, però posso tranquillamente andare avanti. Credo che fino alla 50, nonostante tutto, posso farla a occhi chiusi con i personaggi che possiedo. Andiamo a vedere che cosa andiamo ad ottenere qui.
Quindi abbiamo diverse, praticamente sempre memorie dei vari personaggi, sempre diversi boss, 180.000 addirittura, qui primo mid boss 200.000, qui ragazzi si inizia a salire, 255.000 fino a un massimo di 259.000 addirittura con il nuovo Behemoth, che era già stato datamainato come boss, solo che non sapevamo effettivamente dove sarebbe stato collocato. Adesso invece lo sappiamo, quindi è il boss del piano 70 e boh, avremo modo di poterci arrivare prima o poi. Guardate qui, tra l'altro tutti i malus che praticamente prendiamo, sarà abbastanza interessante, però dovrò effettivamente completare anch'io i piani, perché adesso giustamente mi richiede di completarli per ottenere i ticket. 10 ticket io intanto li ho già presi, me li hanno già dati, quindi io direi che ce li possiamo pullare insieme, giusto per vedere magari se mi esce qualcosa di carino e mi passate la vostra fortuna, la vostra energia fortunata. Allora, Cloud non è vestito e questa cosa non mi piace in realtà, però vediamo, magari c'è un parry, magari c'è un dodge, vediamo se otteniamo qualche cosina, oppure come per il momento questo mio periodo, sì, è un periodo un po' no per me in Ever Crisis. Infatti abbiamo addirittura 10 blu, guardate che bello, farei uno screenshot praticamente di questa di questo risultato dei pull. Va bene, in questo periodo il mio è un, cioè questo è un periodo no per me in Ever Crisis, quindi dovrò fare attenzione effettivamente a cosa e soprattutto dove vado a pullare. Detto ciò, non ci sono altri aggiornamenti. Inoltre ho fatto anche un post, ma ci tengo a dirlo anche in video. Mi dispiace se ultimamente non stanno uscendo tante guide sui vari contenuti del gioco, ma sto cercando effettivamente di farmare il più possibile le summon, soprattutto Ramu, perché voglio tentare di guadagnare qualche posizione all'interno del ranking dungeon. Come potete notare, nonostante io abbia comunque quasi 2 milioni e passa, sono finito addirittura 120esimo nel mio gruppo. C'è anche da dire che il mio gruppo, il girone 3, è bello tosto, perché ci sono persone che comunque hanno i primi 10 in classifica da me, hanno un power level di 300 e passa, quindi immaginate già quanto sia alto il livello. Questo è dovuto ovviamente al mio ottimo risultato avuto nel precedente ranking dungeon, quindi giustamente qui adesso un pochettino arranco, perché non ho gli stessi personaggi, o comunque non ho gli stessi mezzi che tanti altri stanno utilizzando al momento. Mi reputo abbastanza soddisfatto in realtà del mio punteggio, perché lo reputo un buon punteggio, sicuramente con qualche accorgimento forse potrei fare qualcosa in più, ed è proprio per questo che voglio tentare di maxare la Mu, per tentare di poter guadagnare qualche cosina di punti. Vediamo effettivamente quanto mi servirebbe per arrivare almeno al 100° posto, perché mi servirebbe stare veramente tra i primi 100, fondamentalmente mi basterebbe stare letteralmente tra i primi 100. Vedete, 2.092.000, che comunque sia, io sono a 2.055.000, quindi non sono neanche tanto lontano. Se riuscissi a sfruttare un po' meglio la situazione, forse riuscirei a concludere tra i primi 100. Spero di farcela, perché sto farmando come una bestia e spero ovviamente di farcela. Vedremo se ci riuscirò, però per il momento la mia situazione è questa. Detto ciò, io vi ringrazio al solito per aver visto il video, spero che vi sia stato utile, fatemi sapere ovviamente a voi come sta andando questo ranking dungeon. Io come sempre vi ringrazio per il supporto, vi saluto e vi aspetto con un prossimo appuntamento. Bye bye.